Io no. Cosa c'è qua? Oh là là, vieni a vedere. Le feritoie. Qua che ci sono ancora i tubi dell'acqua, direi. Eccolo lì. Comunque. Ah, qui c'è la finestrella con la illuminazione, vedi? Madonna, che giungla! Che giungla! Montacarichi. Guarda che bello il montacarichi. No, con tutti i suoi carrelli ancora. Cestelli, non carrelli, vabbè. Polveriera. No, qua c'è ancora il meccanismo, guarda che bello. Ah, qua facile scritta ci sono arrivati però, eh. Oh, qua c'è una mensola. C'era. Meno male che l'hai visto, sto pezzo. Numero 1. Postazioni di fucileria. Non voglio dirlo troppo forte, ma riusciamo a uscire anche di lì. Cucina. Qua erano le cucine. Vediamo e via. Là si entra nel fossato, comunque, dicevamo. Non lo so.
Non ne ho idea. Ah, si può girare sia a sinistra che a destra, bene. Enorme sta stanza. Sì, tanto di là si va. Sì, decisamente. Tanto salendo su si va dalla. Una casa matta, guarda. C'era il pezzo d'artiglieria qua. In origine aveva quattro cannoni. Sto forte qui. E qui c'era una casamatta, una postazione. Qui c'era la riservetta, direi, o polveriera che fosse. Pavimento in legno. Lì mi sa, guarda un po', è una porta, era un passaggio murato, sto qua. Ah, che non si legge più la scritta. Peccato. Però aspetta, qua siamo arrivati. Vabbè, giriamo tutto il piano, poi torniamo di lì, dai. Dai. La scritta purtroppo non si capisce. Qua finisce. Qui ha murato una finestrella. Vedi che si arriva di qua, infatti. Lì c'è il montacarichi, la carrucola del montacarichi che abbiamo visto prima. Hai visto? Qui c'era un'altra casamatta che ha murato, hai visto? Cioè, prima c'era un cannone, poi mi sa che ci ha messo una mitragliatrice, probabilmente delle Gardner. Lì c'era la bocca da fuoco che l'hanno poi murata. Eh sì, infatti qua c'è la rocchetta in ferro, vedi? Da sto punto mi leverei comunque. E qui c'è l'altra casa. Non ne ho idea. Non ne ho idea. E qui c'era l'altra casa matta con un'altra mitragliatrice. Ah, guarda la carrucola del montacarichi che abbiamo visto prima. Allora, direi di sì. Ah, cacchio, l'unico rovo che c'era, ovviamente, l'ho preso in mano io.
Qua è uno stanzone, basta, eh. Ah no, eccolo lì, eccolo lì. Mi sa che sei stato più furbo di me a passarvi lì. Stavo guardando. Le cisterne. Le cisterne. Vediamo di qua. Sta roba. Qui finisce qua. Porca miseria, veramente. Veramente. È proprio la caponiera, siamo nel fossato. Vedi, difendevano il fossato con i fucili. Perfetto, porca miseria. C'erano le finestrelle. Uno spettacolo, anche quello dopo, guarda, tutti praticamente. Andiamo prima giù di qua, poi proseguiamo. Fa qua una porta. Ah, ho capito. Riservetta. Punta un attimo la luce dentro, scusami. Grazie. A posto. Allora, siccome ero in crisi d'astinenza da sotterranei, sono entrato in una riservetta in compagnia di questi figli di Godzilla. Come li chiamo io?
riesco da dove sono arrivato. Caponiera. Ci siamo. Ma pensa. Belle queste concrezioni, porca miseria. Qualcuno c'ha anche una goccia d'acqua. Belle, belle. Sta diventando una grotta. Quello lì sarà di inizio 900, non è originale. Non me la ricordavo, vedi? Scendi questa? Esatto. Non me lo ricordo, sinceramente, dobbiamo vedere. Guarda qua. Era una casamata, poi si è riutilizzata. Pazzesca, pazzesca, sì. Lì c'era il terrazzo, non ci esco neanche se mi pagassero, però. Tocca andare giù. Aspetta che cerco di guardare, ma finisce qua. C'era un ingresso.